1967 è stata sempre vista come un quartiere degradato. Dal 2012, quando siamo qui, quello che siamo riusciti a fare è stato di portare il centro nella periferia. Sentiamo l'assenza di molte cose su questo quartiere. Quando ho iniziato ad abitare lì una decina di anni fa, ho trovato un quartiere molto triste, trascurato, con pochissime infrastrutture, pochissimi servizi e il verde poco curato. Non conosco bene la zona, diciamo, al di fuori della mia scuola della 167, in quanto non l'ho mai frequentata e di solito poi mi reco a casa a piedi. La 167 oggi per me è un quartiere in fermento, un luogo dove diverse realtà si incontrano per cercare di realizzare un qualcosa di nuovo mantenendo comunque la tradizione del quartiere. Oggi invece la 167 è un quartiere in rinascita, un quartiere dell'arte. Oggi la 167 per me e per noi è il luogo in cui abitiamo. Questo quartiere ha tantissime risorse, moltissime, tante, sia dal punto di vista proprio di spazi, di verde e anche dal punto di vista delle risorse umane. Sta cominciando a nascere una comunità che si occupa degli spazi comuni, del verde pubblico, di fare comunità appunto. Spero che comunque questa zona possa avere una reputazione superiore a quella che ha, diciamo, al momento. Sì. Servono delle piazze che accolgano le persone, che umanamente possano aiutare le persone a stare insieme, a vivere felici. È anche molto importante il concetto di quartiere che si può avere. No, il quartiere comunque influenza lo stile di vita di qualcuno. Cerchiamo di guardare sempre avanti e guardare gli orizzonti. Uscire dalle case e dalla chiesa anche, per trovare questa gente che non scende dalle palazzine. Immagino questo quartiere con persone che escono di casa gioiose, che trovano dei servizi e soprattutto che trovano accoglienza, trovano ascolto e trovano condivisioni di intenti e di progetti. Immagino la 167 forse più in passato che ora come una zona che per qualche motivo è stata lasciata indietro. Adesso ho notato che ci sono stati molti sforzi, tra cui anche renderla magari più colorata, più bella, come per esempio i murales. Stanno aprendo nuovi appunto supermercati, negozi, quindi comunque c'è anche l'aiuto di aziende che diciamo cercano di far rialzare questa zona. Il luogo più bello dove portare i bambini a passeggiare, dove fare delle visite guidate, dove trovare botteghe artigiane e luoghi di incontro e di condivisione. Generare tantissima comunità, avere veramente tantissima comunità e rispetto per i nostri quartieri. E questa scuola può essere uno strumento, anche un mezzo, per far sì che le cose cambino.